Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi 28 gennaio ricordiamo San Tommaso d'Aquino. Ascoltiamo. Tommaso nacque intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, Frosinone, dal padre Landolfo di origine longobarda e dalla madre Teodora, napoletana di origine normanna e sposa in seconde nozze di Landolfo. A 5 anni venne mandato come oblato nell'abbazia di Montecassino affinché avesse una buona preparazione anche per il sacerdozio. A 14 anni lascia l'abbazia per l'occupazione dell'armata di Federico II, che all'epoca era in contrasto col Papa Gregorio IX. L'abate lo raccomanda ai genitori affinché lo facessero continuare negli studi presso l'Università di Napoli. A Napoli si imbatté in alcuni scritti di Aristotele proibiti nelle facoltà ecclesiastiche e Tommaso si rese subito conto del loro grande valore. Nel convento di San Domenico conobbe i frati predicatori, rimanendo affascinato dal loro stile di vita e dalla loro predicazione. A 20 anni decise di entrare nell'ordine domenicano e i superiori, intuendo il suo talento, decisero di fargli continuare gli studi a Parigi. La sua castità divenne proverbiale, tanto da meritare il titolo di dottore angelico. I suoi studi continuarono a Colonia, come discepolo di Sant'Alberto Magno. Poco più che ventenne fu ordinato sacerdote. A 27 anni insegnò a Parigi mentre si preparava al dottorato in teologia. L'insegnamento di Tommaso era innovativo. Per poter arrivare alla conclusione, traduceva la teoria in esempi pratici, rimanendo fedele alla dottrina della Chiesa. A Parigi intanto iniziò a scrivere il trattato teologico Summa contra Gentiles. Nel 1259 ritornò in Italia dove continuò a predicare e ad insegnare. Da Papa Urbano IV riceverà l'incarico di scrivere la messa e l'ufficio divino per la festa del Corpus Domini, istituita l'8 settembre del 1264 a seguito del miracolo eucaristico avvenuto tra le mani del sacerdote Boema Pietro da Praga, il quale aveva dubbi sulla mutazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo. In questi anni Tommaso compose numerosi canti sacri e liturgici. Nel 1265 venne trasferito a Roma per dirigere lo Studium Generale dell'Ordine Domenicano. Per gli studenti organizzava corsi di teologia. Nel tempo però si accorse che non tutti gli studenti potevano affrontare un corso teologico così impegnativo. Si dedicò quindi alla stesura della Summa Theologiae, in cui presentava in maniera più semplice i principi della fede cristiana. Tommaso d'Aquino però, a causa dei suoi continui trasferimenti, non riusciva a fare una vita comunitaria. I suoi superiori quindi pensarono di affiancargli un altro monaco, Frate Reginaldo da Piperno, che potesse essere presente per ogni sua necessità. Tommaso si confessava da lui, celebrava la messa e poi gliela serviva. La mattinata proseguiva con le lezioni agli studenti e gli studi personali, anche notturni, che terminava poco prima della sveglia all'alba, per non farsene accorgere dai confratelli. Il 6 dicembre del 1273 a Tommaso accadde qualcosa di strano. D'un tratto la sua vita cambiò. Non volle più scrivere nemmeno sotto insistenza del padre Reginaldo. Riusciva solo a pregare e a svolgere le attività più semplici. Secondo alcuni biografi, questa trasformazione era stata preceduta da un colloquio con il Signore. Celebrava la messa ogni giorno ed era così intensa la sua partecipazione che un giorno a Salerno fu visto levitare da terra. Le sue condizioni di salute diventavano sempre più precarie. Il Papa Gregorio IX lo invitò a partecipare al Concilio di Lione. Lui obbedì, ma durante il viaggio dovette fermarsi, ammalato per 3 mesi, nell'abbazia di Fossanova. 3 giorni prima della sua morte volle ricevere i sacramenti. Morì a soli 49 anni. Aveva scritto più di 40 volumi. L'ordine domenicano si impegnò a difendere il loro maestro dagli attacchi dei teologi del tempo,
contro alcune tesi di Tommaso completamente innovatrici e nel 1278 dichiarò il tomismo dottrina ufficiale dell'ordine. Papa Giovanni XXII ad Avignone lo proclamò santo il 18 luglio del 1323. Quella di San Tommaso è una figura sbalorditiva. Io ricordo che stavamo sistemando la nostra biblioteca in noviziato e quindi dovevamo ridistribuire sugli scaffali tutti i libri. Ebbene, quelli di San Tommaso parevano non finire più, scaffali e scaffali interi. È un uomo che ha avuto una produzione letteraria veramente incredibile e incredibile anche la qualità di ciò che ha scritto, la qualità delle sue riflessioni. Ogni pagina è veramente ricca e importante, veramente importante, ed è sbalorditivo, tant'è che molte delle sue conclusioni, molte delle sue riflessioni sono poi diventate ciò che noi crediamo. Il nostro catechismo ha attinto tantissimo da San Tommaso d'Aquino e la teologia di San Tommaso ha veramente illuminato la nostra fede e la nostra conoscenza di Dio. Cosa accade però a un certo punto della sua vita? Non scrive più e il suo non è il blocco dello scrittore, quel fenomeno particolare per cui quando gli scrittori arrivano ad un certo punto della loro carriera, della loro professione, hanno questa difficoltà, come non riuscire più a gettare avanti una storia che le sembri credibile, una storia che valga la pena di scrivere. Accade a volte questo problema. Per lui non è così, ma tutto accade dopo una celebrazione eucaristica. E parlando con uno dei suoi, diciamo, fratelli più stretti che si occupavano anche di lui, dice appunto esterna di non voler più scrivere. Ma questo confratello insiste: ma perché? Il tuo lavoro è un lavoro eccellente, dai, continua. Ma lui risponde: non posso riprendere, perché tutto quello che ho scritto è come paglia per me, in confronto a ciò che ora mi è rivelato. E aggiunge: l'unica cosa che ora desidero è che Dio, dopo aver posto fine alla mia opera di scrittore, possa presto porre termine anche alla mia vita. Qui siamo di fronte a un genio che si rende conto della miseria delle sue parole, che veramente sono state parole di grandissimo livello, ma si accorge della piccolezza del suo pensiero rispetto al grande mistero di Dio. Quanta umiltà! Quando noi invece pensiamo che le nostre opinioni siano intoccabili, indifendibili e gli altri non si devono a volte permettere di metterci in discussione. Quanta umiltà che ci insegna San Tommaso con queste sue parole e con questa sua interruzione della scrittura che lui sente arrivata da Dio stesso. Difficile capire cosa sia avvenuto durante questa celebrazione. Però questo ci insegna anche una cosa, che non tutto è scienza e soprattutto quando si tratta di Dio non è sui libri che lo troviamo. Sentiamo cosa dice Padre Pio in merito. Padre Pio dice: si cerca Dio nei libri, ma si trova nella preghiera. Se oggi non si crede più, si deve alla mancanza di preghiera. Dio non si trova nei libri, ma nell'orazione. Più si prega, più aumenta la fede e si trova Dio. Voi figlioli non tralasciate mai la preghiera, pregate spesso. Pregate spesso durante la giornata, fate anche un po' di meditazione e troverete e vedrete Dio. Cosa dobbiamo aggiungere di più se non metterci alla sequela dell'insegnamento di San Tommaso? Lo vogliamo sentire vicino e vogliamo pregarlo. San Tommaso, prega per noi.